buonasera e benvenuti a questa edizione del TG 2000. Vediamo subito i titoli di oggi, venerdì 9 agosto. Sicurezza e vivibilità. Il sindaco di Fano Ser Filippi firma l'ordinanza sul vetro, stop a degrado e violenze. Protesta degli ombrelloni, quasi nessuno ha aderito lungo la costa pesarese. Presentata alla giunta municipale a Urbino per il terzo mandato Gambini, le parole di Gianfranco Fedrigucci. Canile di Calucio, tra progetti e adozioni, numerose le attività di questa realtà urbinate. Segni positivi per il commercio a Urbino, nel centro storico apre una nuova attività. E apriamo l'edizione di oggi tornando a parlare dell'accoltellamento a Tavuglia in cui ha perso la vita Dritan Idrizi, 38 anni, di origine albanese residente a Riccione. L'uomo ha perso la vita al culmine di una violenta lite dopo aver subito 3 coltellate, di cui una fatale al cuore. Sono 3 le persone di origine albanese fermate come indiziate di delitto. L'omicida, reo confesso, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver sferrato alcune coltellate all'addome della vittima, di averlo fatto per difesa personale e per difendere i suoi familiari, tra cui la moglie ed il figlio. I motivi alla base dell'aggressione sono tuttora al vaglio degli investigatori. E voltiamo pagina, parliamo di sicurezza e vivibilità, lo facciamo nel comune di Fano perché il sindaco Ser Filippi ha firmato l'ordinanza sul vetro per dire stop a degrado e violenze. Stop al degrado e agli atti di violenza in città. Il sindaco di Fano Ser Filippi ha firmato un'ordinanza che dispone il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro su aree pubbliche per il consumo. Pertanto è consentito l'uso di contenitori di vetro per alimenti e bevande esclusivamente all'interno del perimetro sia di locali commerciali sia di pubblici esercizi come ristoranti, bar, pub e chioschi. Il divieto, dalle ore 18 alle 3 del giorno successivo, si applica al centro storico, alla zona mare, alla parte compresa tra la ferrovia e il mare da Fosso Seiore a Ponte Sasso e entro 100 metri dagli ingressi di scuole, plessi scolastici, parchi e giardini comunali. È un'ordinanza che punta a un maggior decoro della nostra città, del nostro lungomare e di tutti i parchi pubblici. Quindi dalle 18 alle 3 di notte non sarà più consentito l'utilizzo di contenitori di vetro in tutto il centro storico, in tutto il lungomare e nei pressi delle scuole e dei parchi pubblici, quindi stop all'utilizzo dei contenitori di vetro, quindi sia per l'utilizzo di bevande che di alimenti, e questa è un'ordinanza contungibile e urgente che ho firmato questa mattina e che è già attiva da oggi. I trasgressori saranno intimati a gettare il rifiuto e quindi la bottiglia negli appositi contenitori. Se questo non verrà fatto, gli agenti di polizia locale e di tutte le altre forze dell'ordine sequestreranno il bene e si avvierà l'articolo 650 del codice penale, quindi avverrà la segnalazione al giudice di competenza e quindi i trasgressori, oltre all'iscrizione sul registro penale, rischiano anche una sanzione fino a 200 euro. Quindi questa è una misura che punta al decoro della nostra città, sia in tutto il centro storico che nel lungomare, quindi stop all'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, naturalmente ad esclusione delle attività pubbliche, quindi dei bar, ristoranti o quant'altro, nelle aree anche di suolo pubblico date in concessione al privato, ma su tutte le altre aree, in particolar modo i giardini pubblici, stop ai bivacchi e all'utilizzo di questi contenitori di vetro. L'ordinanza è attiva da oggi e terminerà per il momento l'8 settembre. Naturalmente sarà una misura utile, la prorogheremo anche negli altri mesi. Questo è un provvedimento anche alla luce di tutti i fatti di cronaca, sia verso le forze dell'ordine, ma anche tra purtroppo gang, quindi tra gruppi di ragazzi che utilizzano questi contenitori anche per minacciare i passanti o minacciare altri gruppi. Quindi questa è una misura di sicurezza, di ordine pubblico che mi sento di prendere in piena coscienza e anche con decisione e con fermezza. Un ruolo centrale per il rispetto dell'ordinanza sarà svolto dalla polizia locale, che avrà il compito di vigilanza. L'ordinanza, a detta del vice comandante Oscar Di Benedetto, è particolarmente efficace per 2 motivi. Da un lato legittima gli agenti ad intervenire e sequestrare i contenitori se l'utilizzatore si rifiuta di gettarli, e dall'altro prevede, dove ci siano i presupposti, il deferimento all'autorità giudiziaria del trasgressore, che dunque non se la caverà solo con una sanzione
sanzione amministrativa, ma incorrerà nelle conseguenze previste dal codice penale, cioè l'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda fino a 206 euro. Cambiamo tema, parliamo di traffico perché si prospetta un fine settimana che viene definito il più trafficato di tutto il periodo estivo, si prospettano infatti grandi partenze per la chiusura della maggior parte delle attività del paese nella settimana di Ferragosto. La viabilità di tutta Italia prevede bollino nero nella mattinata di domani, sabato 10 agosto, bollino rosso da oggi per arrivare anche a domani e nella giornata di domenica 11 agosto. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore da oggi dalle 16 alle 22, domani sabato 10 agosto dalle 8 alle 22 e nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. Continua inoltre la campagna «Quando sei alla guida tutto può aspettare» tra i consigli per un viaggio sicuro. Quelli di avere con sé generi di prima necessità, di controllare il veicolo su cui si viaggia e le previsioni del meteo prima di mettersi in viaggio, usare i dispositivi di sicurezza, mettersi alla guida riposati, non usare droga e alcol ed evitare distrazioni mentre si è alla guida. E torniamo ancora nella città di Fano perché sempre il sindaco della città, Luca Serfilippi, a seguito di una segnalazione si è adoperato per contrastare il focolaio di insetti in zona fenile, in particolare in via del Colle. Si tratta di una sorta di colonia di piccole cimici proliferata all'interno di un terreno incolto adiacente a un condominio che ora sta soffrendo questa invasione. La polizia locale ha monitorato la situazione ed è stato sollecitato il proprietario del terreno a procedere con la disinfestazione. Cambiamo completamente tema, rimaniamo però sempre in città di mare parlando della protesta degli ombrelloni. Quasi nessuno ha aderito lungo la costa pesarese. Sentiamo di più nel prossimo servizio. Era in programma per oggi, 9 agosto, la protesta dei balneari contro l'immobilismo della politica rispetto alla problematica dell'applicazione della direttiva Bolkestein per la scadenza delle concessioni balneari e marittime. Dalle 7.30 alle 9.30 era prevista la non erogazione dei servizi in spiaggia e la chiusura degli ombrelloni. Nonostante il timore che le spiagge possano andare a gara, da Gabice a Marotta sono pochi gli stabilimenti che hanno aderito alla protesta, ritenendola inutile oltre che un disagio per i clienti. A parlare è Mauro Mandolini, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Ancona, Pesaro, Urbino. Noi come Confartigianato Imprese Demaniali non abbiamo aderito per il fatto che non condividiamo questo tipo di protesta, perché comunque riteniamo che i nostri clienti sono nostri amici. Dal momento in cui vengono nelle nostre strutture vuol dire che hanno fiducia e sono soddisfatti del servizio e del lavoro che svolgiamo, per cui non vedo il motivo per cui debbono pagare loro per primi lo scotto di quello che stiamo vivendo noi. Questa problematica è una problematica che può risolvere solamente il governo centrale, alla quale stiamo costantemente in contatto e spingiamo affinché insomma, trovi la giusta soluzione. Ci stanno lavorando, sappiamo che ci stanno lavorando, però ancora purtroppo non sta emergendo niente. Questo ci mette in una situazione di sconforto, ma anche di totale incertezza. Non possiamo continuare ad andare avanti così perché il tempo è scaduto. E a settembre abbiamo bisogno sicuramente di risposte, altrimenti rischiamo di andare ad evidenza senza nessuna regola e quindi diventerebbe veramente un caos totale. E questo ce lo dobbiamo scongiurare. E adesso ci auguriamo che il governo insomma faccia quello che ci ha sempre detto che avrebbe fatto e quindi deve fare la sua parte. E restiamo ancora nella città di Pesaro, dove si è tenuta nella giornata di ieri, giovedì 8 agosto, la prima riunione dell'undicesima commissione enti partecipati del comune della città. La convocazione della commissione era stata resa necessaria dopo le vicende degli affidamenti diretti a delle associazioni senza scopo di lucro. Si tratta di Stella Polare Opera Maestra, che aveva riguardato anche Aspes. Sono stati convocati in audizione il presidente di Aspes Luca Pieri e il direttore generale Aspes Antonio Marcello Muggittu, che hanno ricostruito la vicenda che li ha portati ad organizzare per il dicembre del 2023 gli eventi natalizi per conto del comune della città di Pesaro. La commissione ha preso atto della ricostruzione fatta da Aspes secondo quanto illustrato con precisione e trasparenza da presidente direttore e secondo quanto riportato nella relazione consegnata in corso di audizione a parere degli stessi
Le procedure adottate risultano trasparenti, corrette e conformi alle normative. Nelle prossime settimane la Commissione esaminerà la documentazione ricevuta così da valutare ulteriori audizioni. La Commissione continuerà a svolgere con costanza e attenzione il proprio lavoro di controllo e verifica. E ci spostiamo ora nella città di Urbino. È stata presentata la giunta municipale per questo terzo mandato che vede come sindaco della città Maurizio Gambini. Sentiamo oggi le parole di Frank Fedrigucci che ha avuto le deleghe per quanto riguarda le attività sportive e la protezione civile. Sì, è vero. Io intanto voglio ringraziare il sindaco Maurizio Gambini che mi ha dato fiducia su questo settore. Una soddisfazione ovviamente personale, sono diciamo più di 20 anni che organizzo eventi nella città di Urbino, lo faccio con una volontà e una responsabilità maggiore. Come ha detto poc'anzi anche lei, lo sport è diciamo una serie di iniziative che può fare turismo, che crea benessere, l'outdoor. Sostanzialmente dopo la pandemia c'è una richiesta imponente da parte dei cittadini di poter avere spazi all'aperto, dunque il mio sforzo di tutti i giorni sarà quello di organizzare eventi in questa città che si presta per qualsiasi disciplina sportiva, di essere vicino alle associazioni, perché comunque le associazioni sono famiglie, sono bambini, lo sport va visto anche come educazione nella società, far rete, dunque molto 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 stimolante. C'è già qualche idea per i progetti futuri, qualche settore da approfondire o da far arrivare in città? Sì, i progetti nella testa ce ne sono, ma è ovvio che è meglio una sorpresa che una delusione, non bisogna dirli, bisogna farli, e questo diciamo che è quello che mi porta avanti da sempre, insomma. Dunque lo andremo a scoprire nel corso degli anni. Molto importante anche la protezione civile, una delega importante, due parole riguardo appunto a questo ruolo importante e fondamentale per la città. Sì, anche questo è un ruolo che diciamo va a collocarsi nell'ambito del volontariato e che si presta al bisogno del cittadino quando di fatto ci sono varie situazioni che possono essere dalle calamità naturali, da eventi che comunque la protezione civile viene utilizzata. E entro anche qui in questo settore con la punta di piedi cercando di mettermi a disposizione di quelle che sono le esigenze del mondo della protezione civile. E di fatto c'è stato anche un aggiornamento di tutto quello che è la programmazione della protezione civile. Assieme al sindaco anche qui ci metteremo diciamo di buona volontà e di buona leva. Passiamo ora alla sanità, parliamo dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro ed Urbino, perché dopo i 30 arrivati assunti a giugno all'AST di Pesaro Urbino sono in arrivo altri 5 dirigenti medici per coprire le carenze dei rispettivi reparti e altri professionisti sanitari. Il direttore generale Alberto Carelli ha sottolineato come si stia procedendo con il reclutamento del personale di medici e infermieri come promesso dai primi incontri avuto con i direttori delle diverse unità operative. Altre 5 unità di personale verranno presi dalle graduatorie dei vari concorsi AST per coprire le carenze di organico dei vari reparti. Avanti anche con l'assunzione degli infermieri, a luglio sono arrivate 2 unità, ma entro ottobre sarà garantito il turnover con l'assunzione di 11 infermieri con contratto a tempo indeterminato. Un lavoro importante che contribuirà a colmare i deficit di personale, che darà respiro agli operatori sanitari dando risposte sempre di più qualità ai cittadini di tutto quello che è il territorio della provincia di Pesaro ed Urbino. E andiamo ora in una realtà i cui ospiti sono a 4 zampe, andiamo al canile di Calucio. Sono tante le attività di questa importante realtà che copre un territorio molto vasto, tante le progettualità, abbiamo scoperto come lavorano con la nuova gestione in questa struttura alle porte della città. Il canile di Calucio è gestito dall'associazione ODV Cane Orgoglioso, tante le attività che vengono fatte quotidianamente per questi amici a 4 zampe. Sì, tantissime attività, le più importanti sono quelle di socializzazione degli animali, come potete vedere, con i nostri volontari che riescono a farli uscire in passeggiata quasi quotidianamente. E poi ci sono tutte quelle attività normali di cura e custodia degli animali che comprendono la pulizia dei box, l'approvvigionamento dell'acqua, del cibo e ovviamente anche le cure mediche per quei cani che sono in terapia.
Tra le altre cose, il canile ha visto dei lavori di sistemazione, di manutenzione in questo periodo, quali nello specifico? Allora, nello specifico abbiamo rinforzato tutte le recinzioni perimetrali della struttura in modo tale da garantire ai cani di poter stare al di fuori dei box per un tempo prolungato in completa sicurezza. Da questo punto di vista abbiamo sistemato le recinzioni dell'area del comparto sanitario, quelle dell'area del rifugio, del comparto dei maremmani e di cani di grossa taglia, riuscendo a ricavare anche ulteriori aree sgambatoio rispetto a quelle attuali per garantire ai nostri ospiti la maggiore libertà possibile. Da questo punto di vista dobbiamo ringraziare l'Unione Montana, che è l'ente di riferimento e la nostra stazione appaltante, perché siamo riusciti a collaborare con l'ente per realizzare queste migliorie. Quindi un ringraziamento speciale va ai suoi dirigenti e alle persone con le quali ci confrontiamo tutti i giorni per riuscire a ottenere questo tipo di risultato. Uno degli obiettivi di questa realtà è anche far conoscere, sensibilizzare quello che significa avere al proprio fianco un animale. Come stanno andando su questo tema le vostre attività? Allora, Canile di Caluccio si è distinto, oramai si distingue da diverso tempo per un elevato numero di adozioni con peraltro pochissimi rientri. Questo significa che viene fatto un lavoro, diciamo, certosino, puntuale e preciso per quanto riguarda l'affido degli animali in famiglia. Però abbiamo quasi 40 adozioni dalla struttura e questo numero di affidi verso famiglie garantisce un numero stabile che va dai 40 ai 50 cani in struttura, che permette di custodirli a dovere senza che ci sia sovrappopolamento, potete immaginare, perché questa, diciamo, chiamiamolo turnover, ci garantisce di diciamo annullare i nuovi ingressi con le uscite in adozione in famiglia. Tra le novità di questo anno anche la possibilità di uno stage, che iniziativa è e di cosa si tratta? Allora, questa iniziativa muove da uno dei nostri volontari, che ringrazio, che si chiama Marco Zanarelli, che non è presente questa mattina per impegni di lavoro purtroppo. Marco ha organizzato uno stage per poter gestire cani che hanno problemi diciamo fobici, particolarmente diffidenti, paurosi, e si è preso, diciamo, l'impegno di organizzare questo stage aperto non solo ai volontari di Cane Orgoglioso ma anche a terzi interessati, perché poi si potrà lavorare con i cani ospiti del canile. E tra l'altro il ricavato di questa attività che farà Marco andrà a beneficio dell'associazione che gestisce il canile. Quindi un grazie particolare e anche un invito al pubblico a voler chiamare in canile per potersi iscrivere a questo stage che si terrà i primi di ottobre qui in struttura nella zona di Urbino. Quanti gli ospiti ad oggi qui, amici a quattro zampe, al canile di Caluccio? Allora, in questo momento sono presenti 53 cani presenti in struttura. Dall'inizio dell'anno, quindi dal 1 gennaio, sono entrati in canile 44 cani definiti randagi, quindi portati dal servizio veterinario e sono stati ricoverati presso la struttura. Ci sono però numeri positivi per quanto riguarda gli affidi, perché possiamo dire che quasi si pareggiano i cani che arrivano con quelli che vengono poi portati a casa. Sì, allora, le adozioni nel corso dell'anno sono sempre quasi, diciamo, a compensare le entrate, quindi si riesce a gestire un canile con di solito quei 40, 45, 50 cani massimo presenti in struttura. Uno dei temi caldi dell'estate sono anche gli abbandoni. Per fortuna nel nostro territorio d'estate questa cosa succede meno che in altri. Sì, da noi c'è più un randagismo legato, come ho sempre detto, ai cani da lavoro. Cani da lavoro, quindi cani legati all'attività venatoria, all'attività della ricerca del tartufo e delle aziende, cosiddette aziende agricole, quindi tipologia di cani quali maremmani. Nel periodo estivo sono rarissimi i cani che, perlomeno a vedere la tipologia, sto parlando di questo, cani che erano magari presso una famiglia, che vengono abbandonati, quindi lasciati sul territorio privi di microchip, perché magari, che ne so, la famiglia deve andare in vacanza. Cioè l'abbandono tipico estivo qua da noi è limitato, diciamo così, ecco.
e continuiamo a parlare in qualche modo di animali a quattro zampe, lo facciamo con Coldiretti Mark, che si esprime positivamente sui primi risultati ottenuti sul tema dei cinghiali. Un mese in più per la caccia al cinghiale, selezionatori in azione anche fino a mezzanotte con l'ausilio di sensori notturni e la possibilità per gli agricoltori di dotarsi di gabbie e di attivarsi per le catture nei propri terreni. Il tutto in attesa del piano di controllo straordinario promosso dalla Regione Marche nel giorno della grande protesta del settore contro il proliferare della fauna selvatica, in particolare degli ungulati, responsabili del 75% dei danni soprattutto a cereali, girasole e leguminose, che sono costate alle casse pubbliche oltre 5,2 milioni negli ultimi 5 anni. Sono i primi risultati importanti, dicono oggi da Coldiretti Marche, ma siamo in attesa di vedere concretizzarsi le promesse che sono state fatte dalla politica. Tra le richieste del comparto c'è una profonda revisione del sistema degli ATC, chiamati a una gestione più omogenea attraverso la definizione di un nuovo statuto unico. E andiamo ancora ad Urbino per segni positivi per quanto riguarda il commercio. Una nuova apertura in una delle vie del centro storico, scopriamo insieme questa nuova realtà. Non si è trattata di un'inaugurazione tradizionale, piuttosto di un'occasione per passare una serata in compagnia e, perché no, festeggiare con un aperitivo la novità di Via Mazzini ad Urbino. È infatti aperto già da qualche tempo lo showroom di Antonio SRL, una realtà che è attiva da oltre 30 anni nell'allestimento e montaggio di arredamenti e che ha la sua nuova sede con magazzino, deposito ed uffici in via della stazione 45. Il nuovo negozio di Via Mazzini nasce proprio allo scopo di mostrare tutte le potenzialità che lo staff di Antonio SRL è capace di esprimere. Il risultato che si può ammirare è un avvicendarsi di ambienti dall'eleganza eclettica che sono stati realizzati unendo design, eccellenza dei materiali e lavorazioni artigiane senza lasciare al caso nessun dettaglio, svelando così particolare cura nella progettazione e regalando un'esperienza di shopping che appaga la ricerca di uno stile speciale e distintivo. E restiamo ancora nella città ducale perché oggi è stata nominata Daniela Capponi presidente di Urbino Servizi. Il sindaco Maurizio Gambini, in qualità di socio unico della partecipata del comune, ha dato la notizia nella giornata di oggi. Dopo le dimissioni di Giulia Volponi, prima delle elezioni amministrative, è stato il vicepresidente Mario Pellegrini a sostituire in via temporanea il presidente. Oggi Capponi, già consigliere del CDA di Urbino Servizi, è stata indicata ufficialmente dal sindaco, che ha sottolineato la delicatezza del ruolo vista l'importanza strategica dell'ente. Per questo ha scelto una persona che ha già avuto un'esperienza interna alla società. La nuova presidente si è detta onorata della fiducia, sarà un lavoro impegnativo, ma Capponi ha ribadito la sua disponibilità per iniziare questo percorso con serietà, entusiasmo e spirito collaborativo che porterà avanti ogni giorno nel proprio lavoro. Capponi, eletta nella lista Urbino Città Ideale, si dimette quindi dal consiglio comunale per incompatibilità dei ruoli. Al suo posto entrerà Francesco Donnanno. E cambiamo tema, andiamo ora nella città di Pesaro, dove riapre martedì 13 agosto la Rocca Costanza. La notizia è stata data oggi dal sindaco Andrea Biancani e dal vice sindaco e assessore al turismo e alla cultura Daniele Vimini, che lo hanno definito un regalo di Ferragosto di Pesaro Capitale. Riaprirà dunque la fortificazione pesarese con la sua corte, la cappella restaurata e il torrione con la splendida vista sul mare, chiuse da anni. Da settembre ci sarà anche una nuova formula per l'accesso per i pesaresi, un lavoro reso possibile da Demanio, soprintendenza e archivio di Stato. La Rocca sarà all'interno del tour capitale promosso per l'anno straordinario di Pesaro 2020-2024. E continuiamo in qualche modo con gli appuntamenti. Segnaliamo domani sabato 10 agosto e domenica 11 agosto il ritorno della 38esima edizione del Palio dell'Oca Cagli, atmosfere uniche, costumi d'epoca, fasti rinascimentali, azione, il tutto nella cornice unica del Borgo di Cagli. Il programma ricco e completo sul sito paliodelloca.it.
e prosegue domenica 11 agosto alle 11 della mattina la quarta edizione dei concerti al Museo 5 Recital Voce e Pianoforte, organizzati fino al 17 di agosto al Museo Nazionale Rossini in via Passeri 72 in collaborazione con Sistema Museo e Fondazione Rossini. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti a disposizione. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi lascio ora le previsioni del Meteo 2000 e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per sabato 10 agosto. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Venti deboli variabili con locali brezze. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.